Poracci, benvenuti o bentornati sul mio canale. Il Mario Direct di ieri è stato ricco di annunci e sorprese che di sicuro avranno fatto la gioia di fan e appassionati, però purtroppo, in pieno stile Nintendo, molte questioni sono state lasciate in sospeso, sollevando ben più di una perplessità. Per avere il quadro complessivo della situazione bisognerà aspettare conferme ufficiali da parte di Nintendo. Fortunatamente, però, grazie alle informazioni presenti sul sito ufficiale e ricavate qua e là da interviste e post sui social, è già possibile rispondere ad alcuni interrogativi piuttosto importanti. Quindi, prima di iniziare a fare un po' di chiarezza, mi raccomando, come al solito, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche, perché siamo vicini ad un traguardo importantissimo per il canale, che non vedo l'ora di condividere con tutti voi. Iniziamo! Seguiamo un po' un ordine di importanza e partiamo con alcune interessanti caratteristiche di Super Mario Kart Live Home Circuit. Dal sito giapponese dedicato al debutto in realtà aumentata del famosissimo racing game Nintendo è possibile ricavare alcune informazioni interessanti. I due set, quello di Mario e Luigi, saranno messi in vendita a 9.980 yen l'uno, che sono circa l'equivalente di 99 dollari. Possiamo quindi aspettarci un prezzo di 99 euro qui in Europa. Durante il Direct giapponese è stato annunciato anche il prezzo del Game & Watch in edizione limitata, che sarà di circa 50 dollari, sicuramente un prezzo più abbordabile rispetto ai kart. Tornando a parlare di Live Circuit, il gioco sarà compatibile con la Switch Lite. Per poterci giocare si avrà bisogno di uno spazio di 3,5 x 3 metri e bisognerà per forza essere al chiuso, e i kart si connetteranno alla Switch tramite un QR code. Purtroppo all'interno della confezione non sarà inclusa la cartuccia del gioco, ma questo si presenterà tramite un codice di download. Inoltre la batteria dei kart avrà un'autonomia di 1,5 ore se spinta alla massima potenza, ovvero nelle gare da 150cc, a fronte di una ricarica piena che richiederà 3,5 ore. Se il prezzo alla fine è abbastanza accettabile, ricordo che nel set, oltre al kart giocattolo, vengono forniti il software di gioco e gli elementi di cartone per creare i tracciati, l'autonomia della batteria non è di certo delle più convincenti. Fatemi sapere se ancora pensate di acquistare questo particolare esperimento. Passando alla versione deluxe di Super Mario 3D World, è assurdo che durante il Direct non sia stato specificato che il gioco supporterà il multigiocatore online. L'informazione è reperibile anche sulla pagina ufficiale italiana del gioco e quindi è confermata al 100%. Visto che si tratta di un Mario pensato principalmente per il multiplayer, questa per me è una vera notizia bomba. Speriamo solo che Nintendo riesca a proporre un netcode adeguato. Inoltre il gioco supporterà gli amiibo, anche se non è chiaro quali features sbloccheranno le statuine. E poi l'uscita del gioco sarà accompagnata da due nuovi amiibo, Mario Gatto e Peach Gatto. E per finire, ecco tutti i dettagli che sono riuscito a scoprire sulla 3D All Stars. Innanzitutto la collection in edizione fisica sarà prenotabile anche al di fuori del My Nintendo Store, e alcuni rivenditori online hanno già aperto le prenotazioni. Piccolo aggiornamento, perché mentre sto montando il video è uscito effettivamente il link per il pre-order anche su Amazon Italia. Vi ho già segnalato nel community post la possibilità di preordinare il gioco tramite un mio link affiliato e ve lo lascio anche qua in descrizione. Ovviamente acquistando tramite il mio link a voi non cambia nulla, però date una piccola mano a questo canale. Quindi poracci, sbrigatevi, perché secondo me questo gioco andrà letteralmente a ruba. Per quanto riguarda le risoluzioni dei giochi, abbiamo la seguente situazione. Super Mario 64 avrà una risoluzione in 4 terzi di 960x720, sia in fisso che in portatile. Super Mario Sunshine avrà invece una risoluzione in 16 noni, stabile a 720p in portatile e in Full HD in modalità fissa. Super Mario Galaxy avrà una risoluzione adattiva fino a 720p in portatile e fino a 1080p in modalità fissa. Cosa significhi questa precisazione sulla risoluzione adattiva di Mario Galaxy? Ancora non possiamo dirlo con sicurezza. O si tratta di un compromesso per garantire un frame rate stabile, oppure semplicemente le cutscene verranno renderizzate ad una risoluzione diversa rispetto alle sezioni di gameplay. La versione di Super Mario 64 sarà quella originale apparsa su Nintendo 64, quindi possiamo anche dire addio a tutti i bonus presenti nel remake per DS. Sunshine non supporterà il controller del GameCube. Questo significa che utilizzando il controller tramite l'adattatore USB, la periferica verrà riconosciuta come un Pro Controller e non si potrà usufruire dei livelli di pressione dei dorsali, utili per regolare il flusso dello Splunk 3000. E per finire, Super Mario Galaxy offrirà il supporto ai Joy-Con che andranno a sostituire il sistema di puntamento del Wiimote.
Il loro utilizzo non sarà però obbligatorio, si potrà giocare anche in modalità portatile e le funzioni di puntamento verranno sostituite dal touchscreen. Questo significa che gli utenti Switch Lite potranno giocare tranquillamente a Galaxy, anche se probabilmente non sarà il sistema di controllo ottimale per godere appieno dell'esperienza. Purtroppo alla domanda "ma che fine ha fatto Super Mario Galaxy 2?" non c'è ancora risposta, ma a questo punto mi aspetto che prima o poi Nintendo lo riproponga in una versione standalone deluxe, un po' come succede per i porting da Wii U. Poracci, insomma, ora che iniziano a trapelare i primi dettagli su quanto presentato ieri, la vostra opinione sul Direct è cambiata? Siete ancora in hype per la collection o avreste preferito altre scelte da parte di Nintendo? Vi aspetto nei commenti. Come al solito, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. E fossi in voi terrei d'occhio i community post, perché sto per annunciare una bella novità. Io sono il Poro All, Michele Stars, ciao!